Buonasera ad Antonio Martone e benvenuti al 21esimo appuntamento con 8 gol. Serata importantissima e specialissima. Dobbiamo andare proprio a mitraglia perché questa è la serata di conclusione della sessione invernale del calciomercato. Trattative ancora in pieno svolgimento, tante sorprese che potrebbero arrivare in queste 2 ore circa che mancano alla conclusione del mercato. E inoltre non si può non commentare e parlare della terza giornata di ritorno del Girone C di Lega Pro, dove Agatha Christ ha previsto lo scontro tra le prime quattro. Si sono affrontate in questo sabato da corrida, al caso di dire, allo Zaccheria e dal Pinto, sono venuti fuori altrettanti pareggi, quindi non è accaduto nulla, nel senso che le classifiche sono rimaste invariate, anche se le inseguitrici del magnifico quartetto Cosenza e Matera hanno ciccato. Naturalmente abbiamo tanti collegamenti, tanti ospiti e tanti argomenti di cui trattare, approfondire anche quelli che sono i momenti della Paganese e della Juve Stabia. Io vado, prima di iniziare con il primo collegamento, a presentare velocemente gli ospiti di stasera. Ripeto, speciale calciomercato, quindi abbiamo predisposto e preparato una sorta di tribuna stampa, tra virgolette. Allora, al mio fianco, per commentare e parlare della Casertana, Serena Licalzi, buonasera, bentornata. Buonasera, buonasera a tutti. Poi, nel ruolo di centravanti, a lei più congeniale, abbiamo la nostra Sonia Lantella, che ringrazio e saluto. Buonasera. Per quanto riguarda il Benevento Calcio, diciamo quelle che sono eventuali trattative, momenti e così via, il collega Gianluca Napolitano, che ringrazio e saluto. Buonasera e un saluto ai telespettatori. Naturalmente abbiamo ospiti anche presso la nostra redazione di Salerno. Io ringrazio particolarmente il collega del Mattino di Pagani, Danilo Sorrentino, appunto, che è lì per parlarci della Paganese. Buonasera Danilo e benvenuto. Buonasera Antonio, grazie, grazie mille a te. Poi al fianco di Danilo un volto che da ieri, diciamo, hanno potuto vedere anche i numerosi telespettatori di 8 Channel 696, il collega Gianluca Aprea di Castellammare di Stabia, chiaramente in versione Juve Stabia. Buonasera e bentrovato Gianluca. Buonasera Antonio, grazie a voi. Perfetto, allora velocemente andiamo a stabilire il primo collegamento con l'Ata Hotel di Milano con il collega Luca Esposito, direttore di Tutto Salernitana, Resport 24, collaboratore di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Lega Pro e Tutto Lega Pro. Gianluca, allora Luca, buona serata, grazie per la tua disponibilità, dicci le ultimissime sulle campane. Buonasera a tutti voi, innanzitutto buonasera, ho sentito il parterre, tanta roba. Sì, ci manchi solo tu Luca. Senti, niente, come dicevo anche prima, un mercato povero, nel senso che non ci sono grandi sviluppi, anche se attenderei al Benevento perché potrebbe essere sul gong qualche, la ciliegina sulla torcia, no? Per quanto riguarda il reparto offensivo. Hai detto tutto tu, un Benevento che comunque, diciamo, cerca quella, ripeto, quella forza, no? quella per potenziare l'attacco. Sì. E sapete tutti che è partito Tom, sì, è anche andata alla Casertana. Sì. Hanno preso Raimondi, calciatore, voglio dire, che comunque ha fatto bene, un calciatore che comunque a Cosenza ha giocato quasi per tutte le partite e sinceramente tra i Arcidiacono e Raimondi, secondo me è più congeniale Raimondi in gioco di Auteri, quindi scelta più che giusta. Sì. Poi niente, questo per quanto riguarda il Benevento, che più volte siamo stati con il direttore, si cerca proprio questa punta. E quindi sì, si spera. Ascolta, di portarla. Luca, la Casertana è vero che sta cercando un regista per sostituire Capodaglio che si è infortunato? Sì, si parla di mi sembra 3-4 settimane per quanto riguarda l'entità dell'infortunio che ha subito Capodaglio nella gara contro il Lecce. Sì, si parla di un posso anche sbilanciarmi, il giocatore, il playmaker, diciamo individuato, è quello di, mi sbilancio, Gian Donato, potrebbe essere il Gian Donato, potrebbe essere lui, sì. Perfetto. Senti, ma si parlava anche di Manolo Pestrin, è vera questa voce? No, una voce che, diciamo, ha voluto mettere un po' in cile il direttore Fabiani,
nel senso che... che sta cercando di sistemarlo. No, perché lo voglio mantenere da Salerno, per carità. Anzi, lui ha avuto molte richieste da fuori Campania, però mi diceva il direttore Fabiani ieri sera che il Pestrin ha la figlia che sta a Salerno, quindi non vorrebbe muoversi dalla Campania. Sì, senti, ecco che, poi, sì. Scusami Luca se ti interrompo, poi dopo facciamo la sintesi successivamente nell'altro collegamento che faremo nella seconda parte di 8 gol. Giusto adesso volevo sintetizzare, la Juve Stabia confermi le cessioni di Bombaggi e Arcidiacono, sì. Quindi una sorta di rivoluzione anche diciamo di ridimensionamento se vogliamo, perché erano due pezzi pregiati della squadra, ma mica che tu ne sappia sta trattando qualche altro elemento o il mercato della Juve Stabia è chiuso? Ma io secondo me il mercato si può concludere, cioè, perché non c'è nessuno alla Juve Stabia, non c'è né il direttore sportivo, lo giudice, tantomeno Maniello. Per cui a meno che non fanno, sai, oggi le operazioni si possono fare anche comodamente da un altro posto, in un bar, in qualsiasi caffetteria, eccetera. Però il fatto è che loro non si siano presentati qui, non penso, non voglio creare false, voglio dire... illusioni. Luca, e per quanto riguarda la Paganese? La Paganese invece il direttore Preti, ho parlato, ha preso questo giovane difensore centrale, che adesso mi sfugge il cognome, non l'ho annotato, hanno preso questo difensore, ma tra l'altro mi diceva che loro stanno cercando anche un portiere under e un attaccante, quindi attaccante under, valorizzato ovviamente, sappiamo la situazione anche della Paganese che cerca anche di valorizzare i giovani come ha sempre fatto la Paganese e quindi come ha sempre ben fatto la Paganese, sia con il direttore Deboli ricordiamo e sia anche con Preti, quindi questa politica è anche giusta. Perfetto. Allora Luca, noi ci sentiamo intorno alle 22 circa, così ci dai un po' un resoconto di quelle che sono le operazioni in chiave, diciamo, campane, ma anche se c'è stato qualche colpo di qualche altra formazione di Lega Pro che va per la maggiore, anche se crediamo che Lecce e praticamente lo stesso Foggia hanno chiuso con Sov da una parte e con Arcidiacono dall'altra, giusto Luca? Sì. Perfetto, senti, allora tra poco grazie e buon lavoro. Allora io nel frattempo vado a lanciarvi, però già vedo che scorrono tantissimi messaggi, il nostro servizio SMS e WhatsApp 342-87-23977, mandate i vostri messaggi da Salerno, da Pagani, da Castellammare, da Benevento, da Caserta, per dire la vostra sul momento delle rispettive squadre, sul mercato, su quelli che sono gli acquisti e così via. Naturalmente così potete interagire con noi. Il servizio è curato dal nostro Fabio Tarallo. Allora andiamo a vederci immediatamente, saluto in regia Aldo Fenizia, coadiuvato da Fabrizio Angrisani, la classifica dopo queste tre giornate, classifica che proprio stasera ha avuto un ennesimo cambiamento, sono ben 24 i punti di penalizzazione che incidono su questa classifica, la conferma che purtroppo il campionato, specialmente quello di Lega Pro, si gioca prima innanzitutto a tavolino e poi dopo sul terreno di gioco e questo è molto triste. Diciamo classifica cambiata perché l'Akragas, in virtù di quello che è stato il verdetto molto severo del processo Dirty Soccer, ha avuto 3 punti di penalizzazione, quindi è tornato in zona play-out. Praticamente è stato raggiunto adesso dal Melfi. Allora, Sonia, dicevo poc'anzi quando presentavo questa giornata e questa partita davanti, o meglio queste partite, dicevo davanti non è cambiato nulla. È all'altezza dei conti, chi può gioire di questo? Ma sicuramente secondo me di questi due scontri diretti, perché parliamo di questo, chi può gioire sono le due squadre giallorosse, il Benevento e il Lecce, che chiaramente hanno conquistato un punto importantissimo in trasferte ostiche, è evidente, insomma per il Benevento secondo me non è un punto ma è come se fossero 2 punti, anche perché comunque ha affrontato un Foggia che soprattutto nel primo tempo ha dimostrato un ottimo gioco, cioè un Foggia che ha interpretato bene la gara e poi soprattutto insomma non è mai facile andare sotto di un gol. Per quanto riguarda il Lecce, a me personalmente non è piaciuta la casertana, quindi se devo fare un paragone tra le due sfide, se l'è vista più brutta il Benevento che non il Lecce per quello che hanno prodotto le due squadre casalinghe, ma sicuramente possono gioire secondo me Lecce e Benevento. Sì, assolutamente. Serena Licalzi, casertana che continua a non brillare.
Casertana che continua a non brillare nonostante acquisti importanti, parliamo di nomi, ne avevamo detto l'altra volta, di nomi davvero interessanti. Il discorso è che ovviamente si deve lavorare su integrare soprattutto Matuti, in questo caso nelle logiche di Romaniello, anche perché è la problematica che c'è stata contro Lecce e che con l'infortunio di Capodaglio è venuto a mancare proprio tutto il centrocampo, perché se viene a mancare il vertice basso, colui che lavora davanti alla regia, davanti alla difesa, di conseguenza non si riesce a costruire il gioco. Si è arrivati a un certo punto in cui era completamente saltato il centrocampo, cioè dalla difesa si lanciavano queste palle lunghe in avanti, ovviamente andavano sempre in recupero quelli del Lecce, di conseguenza non si è quasi mai costruito gioco, tranne nell'occasione del gol bellissimo che è partito proprio dalla difesa con Rainone che ha servito Jefferson e poi l'assist per De Angelis, poi non si è visto più gioco. Diciamo che è stato quasi un azzardo vendere Rajčić, che non costava molto, poteva essere una riserva tranquilla ideale, che a Caserta era legatissimo. Era una riserva ideale, però poi evidentemente non si sono create più le condizioni affinché rimanesse. La rottura con Romaniello praticamente. Rottura con Romaniello, o comunque non c'erano più delle condizioni che lo facessero restare a Caserta. Con il carattere di Romaniello, forse rottura con la società, non con Romaniello. Dai. Complimenti a Serena. Ma forse neanche con la società, perché tra l'altro Lombardi sui social ha detto parole bellissime, anzi ha aperto a un futuro a Rajčić a Caserta, quindi chissà, insomma, ci sono delle dinamiche, è giusto che restino un po' negli spogliatoi. Fatto sta che l'infortunio di Capodaglio ti dimostra che hai bisogno di un'altra caratteristica a centrocampo, e soprattutto poi, tornando a parlare di calciomercato, c'era esigenza di un terzino sinistro, quale che somma, che dovrebbe essere ufficializzato da momenti. Perfetto. Gianluca Napolitano, ha ragione De Zerbi, Benevento schiacciato e massacrato, parliamo della partita Foggia-Benevento. Ma no, massacrato no, sicuramente il Foggia doveva ovviamente fare la partita dinanzi a 12.000 spettatori, non certo insomma, poteva fare la partita ad attendere il Benevento. Il Foggia ha avuto sicuramente un maggiore possesso palla in relazione alla gara, però bisogna anche ricordare a mister De Zerbi che le partite durano 90 minuti e diciamo, dopo il vantaggio, dopo 10 minuti dopo il vantaggio, il Foggia più che diciamo, ha tirato un po' i remi in barca, secondo me è calato molto dal punto di vista fisico. E qua è stato anche bravo, dobbiamo dirlo, il nostro mister Euteri, che con la doppia sostituzione di Campagnacci e di Mazzarani, il Benevento proprio ha messo un'altra marcia. E dico questo, se fossimo stati un attimino più lucidi lì davanti, forse se quella palla gol fosse capitata nei piedi di qualcuno un po' non Campagnacci, che purtroppo veniva fuori, sappiamo, da 3 mesi quasi di inattività, probabilmente ci potevamo anche fare, ecco, uno scherzetto al Foggia. Però ripeto, schiacciante no, loro più possesso palla, poi alla fine hanno segnato su un tiro da fermo, non dimentichiamolo. Perfetto, grazie a Gianluca Napolitano. Noi ci trasferiamo a Salerno dall'ottimo collega Danilo Sorrentino. La domanda chiaramente riguarda la Paganese, non finisce mai di stupire. Proprio sabato ha compiuto un altro miracolo ad Ande, un campo difficile, ostico, addirittura andando a vincere per 1-0 quando era già in 10 uomini. Una squadra di giovanissimi, una squadra che ci ha abituato ai miracoli contro il Lecce, contro la stessa Casertana in inferiorità numerica, a Foggia, dove ha giocato con un portiere di 17 anni, correggimi se mi sbaglio, tra i pali, ed è andata a pareggiare 2-2 correndo anche il rischio di vincere, era in vantaggio per 2-0. Ecco, questo miracolo di Andrea e questo atteggiamento di questa squadra, a che cosa sono dovuti? Qual è il segreto di questa Paganese, Danilo? Ma sono dovuti ad una spregiudicatezza, secondo me, generale, che il fatto che comunque è una squadra che non deve, non rischia tantissimo, ed è una squadra che non ha nulla da perdere. Chiaramente è andata a giocare ad Andria in uno scontro diretto e era una gara indirizzata verso il pareggio, però questo dimostra che la Paganese se le gioca sempre fino alla fine, se le gioca sempre contro tutte e lascia davvero poco agli avversari. Fra l'altro è una delle squadre che in tutta la Lega Pro ha fatto più punti in questo
in questi 30 giorni, quindi 8 punti su 12, ha lasciato solo 4 punti, fra l'altro li ha lasciati con Casertana e Foggia, che sono due squadre di testa. Può essere una mina vagante, insomma, per tutte quelle che arriveranno a giocare a Pagani, ma anche in trasferta, e credo che sia negli standard per la salvezza. Se mi chiedi un segreto, io non so di preciso quale possa essere, però credo soprattutto la spregiudicatezza e il fatto di avere tanti giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, di dimostrare, e due giocatori di categoria superiore come Caccavallo e come Carcione, che sono in questo momento, insieme a Marrocco, insieme a Kunz, insieme ad altri giocatori esperti del gruppo come Bocchetti, stanno tirando fuori il meglio da questi giovani dopo un periodo tra cavallo, insomma tra novembre e dicembre, in cui le cose non sono andate bene. Danilo, dicevi bene, una mina vagante, perché è una squadra capace di qualsiasi impresa, anche se fino adesso le imprese le ha fatte tutte in positivo. E un'altra caratteristica è che in questa squadra, a parte diciamo tre o quattro perni che tu hai citato opportunamente e giustamente, poi vengono alternati, giocano nomi sconosciuti, ragazzi quasi praticamente degli esordienti, e non fanno sentire assolutamente l'assenza di titolarissimi o di elementi più scafati, giusto? No, giustissimo, tra l'altro si sta facendo strada in questa squadra un debuttante assoluto che è Mirko Esposito, che è un 96, un terzino destro che secondo me è di proprietà del Crotone, viene dalle giovanili del Parma, secondo me può fare anche tra qualche anno il salto di qualità, ma poi sta uscendo fuori Dozzi, stanno venendo fuori lo stesso Palmiro, 96 del Napoli, che nelle due giornate in cui Guerri è stato squalificato si è fatto vedere, insomma, di saper stare anche lui bene in campo, e poi da tenere d'occhio c'è Deli, che già da qualche anno era stato, insomma, preso dal Parma, poi sappiamo tutti la vicenda societaria della società ducale, e quindi è ritornato alla Paganese, ma è un giocatore questo che fa gol a tante. Tra l'altro proprio in queste ore c'era stato un interessamento della Salernitana, probabilmente si potrebbe fare a giugno, però questo, insomma, dice lunga sulle qualità e sulle caratteristiche del giocatore. Bene, grazie a Danilo. Io volevo andare invece adesso a Gianluca Aprea. Ecco, abbiamo sentito ieri sera in Offside Lega Pro le dichiarazioni di Zavettieri. Da una parte si rammaricava e dall'altra sorrideva per la reazione della squadra. Ma questo Juventus Catanzaro è stato un prolungamento di questa sorta di calvario, di sofferenza, di una squadra che non sa più vincere e che ha fatto diventare il Menti terra di conquista? Oppure al contrario, effettivamente questa squadra sta migliorando? Tra le altre cose sottolineiamo pure che sta cambiando pelle, da questo mercato è uscita profondamente rinnovata, anche se il bilancio sul mercato lo faremo successivamente. Ecco, mi interessa adesso focalizzare sulla partita di ieri. Ma guarda Antonio, io credo che sia il continuo di ciò che si è visto di negativo durante questa stagione. Era una partita sicuramente da vincere, la Juve Stabia vuole mettere in cascina quanto prima la salvezza, e se vuoi mettere la salvezza in cascina hai bisogno di fare punti con squadre sulla carta alla tua portata. Il Catanzaro era una di queste formazioni, ma la squadra di Zavettieri si è lasciata sfuggire l'occasione sicuramente. Devo anche dire che nel finale è stata anche piuttosto fortunata, perché come tutti abbiamo visto, insomma, delle immagini, i calabresi potevano anche addirittura doppiare la Juve Stabia, e credo che questo sia l'indice del fatto che il Romeo Menti non è più quel fortino inviolabile che ha portato la Juve Stabia in categorie superiori e ha regalato, diciamo, pagine importanti allo sport stabiese. Sì, Gianluca, ecco, non è più un fortino inespugnabile, io oserei anche dire anche un fortino deserto, perché si contano ogni settimana sempre meno spettatori, concordi con me? Assolutamente sì, io ricordo le sfide con Potenza, Napoli, in cui si contavano oltre 10.000 spettatori, quasi addirittura anche di più della capienza attuale dei Romeo Menti, alle 700 di ieri. Credo che sia un dato indice del fatto che questa Juve Stabia in questo momento non è ben accetta dalla piazza, e sicuramente, diciamo, il periodo negativo che ha vissuto la squadra si fa sentire forte e chiaro. Speriamo che con questa svolta che c'è stata sul mercato, questi nuovi, diciamo, avvicendamenti possa ritornare un po' di entusiasmo, penso con qualche risultato alla mano, insomma.
Perfetto Gianluca, grazie. Allora abbiamo concluso questa prima tornata, noi adesso ci andiamo a vedere i riflessi filmati di Casertana Lecce, Foggia Benevento e Acragas Cosenza, servizi curati dal nostro Fabio Tarallo. Finisce in parità il big match tra Casertana e Lecce, così come quello tra Foggia e Benevento. Insomma, la doppia sfida Puglia-Campania non ha cambiato la classifica. Doveva essere una gara senza tifosi leccesi, anche se alla fine si sono presentati in 18. La partita è vivace e si sblocca dopo 12 minuti. Jefferson si invola sulla fascia e crossa. De Angelis si trova al posto giusto nel momento giusto e mette in gol la quinta rete di fila. Il Lecce accusa il colpo, anche se prova a reagire subito, ma di occasioni non ne arrivano. Nella ripresa salgono in cattedra gli ospiti, che al 14° trovano il gol del pari. Cross in area di Lepore, Moscardelli appoggia per Surraco che batte Gragnaniello. Dopo la rete si infortuna il secondo assistente Meozzi, stiramento al polpaccio, e la sfida si ferma per 5 minuti prima che decida di non poter continuare. Riprende la partita con i guardalinee di parte dopo 13 minuti, ma la gara non ha concesso altre emozioni. In vetta non è cambiato nulla. Pari al veleno, all'ultimo respiro il Benevento riacciuffa il Foggia con un rigore contestato da parte dei Satanelli. La squadra di De Zerbi gioca meglio ma spreca, il Benevento attende e cerca di ripartire in velocità, un atteggiamento che consente ai rossoneri di fare la partita. L'occasione buona per il Foggia arriva dopo il fallo di mano di Melara sul cross di Di Chiara. Agnelli va alla battuta ma Gori intuisce e devia. Gori ancora protagonista sul successivo angolo con la parata su Gigliotti che mantiene il punteggio sullo 0-0. In apertura di ripresa la squadra di De Zerbi trova il vantaggio con la perla di Sarno da calcio piazzato. Il gol ha l'effetto di assopire i Satanelli, il Benevento riemerge dimostrando di avere equilibrio. L'occasione per chiudere il match ce l'ha Iemmello sull'invenzione di Agnelli, ma Gori si esalta ancora. Lentamente risale la strega e al 41° arriva il rigore del pari. Gerbo aggancia Ciciretti, per il Foggia fuori area, per il direttore di gara sulla linea. È il rigore che Mazzeo trasforma con freddezza. I rossoneri accusano il colpo e per poco non capitolano, ma Campagnacci sciupa una ghiottissima occasione. Finisce 1-1 come Casertana-Lecce, le prime 4 posizioni rimangono invariate. Dopo 8 partite, l'Acragas sfata il tabù e Seneto. Partita a scacchi col Cosenza che ci prova e i siciliani che dimostrano organizzazione. La sblocca al terzo della ripresa Zibert che si incunea in area avversaria e fa secco Perina con un diagonale alto. Cosenza reagisce e va vicino al pari all'11° con Arrighini che manda a lato a porta praticamente vuota. Non succede altro, la squadra di Rivoli torna a respirare. Vuoi un nuovo look? Moderno e di tendenza? Per te da oggi Joe Man Hair Stylist, un nuovo locale elegante e confortevole per soddisfare ogni tua esigenza. Joe Man di Giovanni Basile in via dei Liguri Bebiani numero 7. Joe Man, dai un taglio al tuo nuovo look. Medical Center è uno dei centri d'eccellenza per la riabilitazione, accreditato per prestazioni in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale e centro diurno integrato. Convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, è dotato di ampi ambulatori, palestre e piscine per l'idrochinesiterapia e si avvale delle strumentazioni più innovative e di provata efficacia come tecarterapia, laserterapia, onde d'urto, diamagnetoterapia, isocinetica. Uno staff di elevato profilo con un'esperta equipe di medici specialisti e terapisti della riabilitazione offre al paziente un trattamento personalizzato.
Il Medical Center è inoltre un centro specializzato nella riabilitazione ortopedica sportiva, sia nella fase acuta e post-chirurgica, sia in quella cronica. Anni di esperienza nella cura di pazienti e di atleti professionisti consentono oggi di mettere a disposizione degli utenti un know-how d'eccellenza e consolidate competenze specialistiche. Medical Center è in contrada Piano Cappelle 8200 Benevento, telefono 0824 51 480. In un mondo in cui tutti celebrano la grandezza, noi valorizziamo una cosa molto piccola. È arrivata la rata Minimino. La rata Minimino è Prestitalia. Scopri come ottenerla. www.prestitalia.it. Prestitalia è a Salerno, Teggiano, Avellino e Benevento. O su appuntamento direttamente a casa tua. Masseria Olivola, situata a soli 4 km da Benevento, è il luogo ideale per chi voglia individuare una villa per matrimoni, una sala per convegni, meeting di ogni tipo, per l'organizzazione dei banchetti per cerimonie, una location per eventi come compleanni e comunioni. Immersa tra olivi secolari, la Masseria Olivola si presta a eventi e serate che necessitano dei suoi ampi spazi e dell'incantevole vista sulla bella dormiente del Sannio. I giardini, curati ed accoglienti, si offrono per l'organizzazione di eventi che necessitano di armonia e natura. Bene, rieccoci dopo lo spazio pubblicitario che abbiamo sfruttato perché, come ben sapete, sono dei momenti, minuti veramente particolarissimi. Ci sono già delle bombe che spara immediatamente Sonia Lantella. No, niente, vabbè, il Benevento sta provando a tutti i costi, vuole chiudere per una punta, quindi si parla di Sissé al Mantova e Beretta al Benevento. Chiaramente la Provercelli sta giocando al rialzo, però il Di Somma che sta lì in rappresentanza del Benevento non molla, quindi insomma questione di minuti e potrebbe insomma arrivare quello che tutti si aspettano, insomma stanno provando perché poi è chiaro che dovesse entrare Beretta deve uscire gioco forza un attaccante, altrimenti sarebbero sette, insomma un po' ingestibili per Auteri, quindi diciamo che si sta trattando Sissé con molta probabilità al Mantova e Beretta al Benevento, ma vi tengo aggiornati, sono munita di telefonino di tutto, per cui appena dovesse arrivare l'ufficialità la diamo in diretta. Aggiornamenti dalla Casertana da parte di Serena, e se non ce ne sono un mercato pirotecnico quello. Non ce ne sono. Al momento sto attendendo anche l'ufficialità da parte almeno di Sommo perché è il giocatore praticamente scontato, quello che veramente si attende il comunicato stampa, quindi cerchiamo di darlo in diretta. Ecco, il mercato della Casertana che praticamente è stato osannato a livello di carta stampata, È stato osannato, è anche vero che dobbiamo un attimo capire, una volta chiuso il calciomercato,
viste le grandi personalità che comunque sono state prese, come gestirle? Anche perché lo dicevamo prima, non c'è stato questo boom o questo grande risultato con i nuovi innesti, parlo soprattutto di quelli più importanti, di Matute e Jefferson, poi è arrivato Giannone, non dimentichiamolo, e quindi di conseguenza bisogna capire un po' come verrà da questo momento in poi gestito lo spogliatoio. Forse un po' troppi rinforzi per una squadra che era una rivelazione, che stava andando alla grande. Nel frattempo sicuramente avete sentito in sottofondo che qualcuno parlava al telefono. Ecco, a conferma di quello che diciamo, effettivamente per aggiornarvi in tempo reale, direttamente dall'Ata Hotel, restate sulle spine perché concludiamo il discorso con Serena. Se Sonia che ci deve dire qualcosa. Sì, sì, infatti, perché ho preso la parola proprio perché vediamo la situazione. Il discorso è che effettivamente è stato un calciomercato di gennaio, quello della Casertana, molto molto importante. Sono degli aggiusti che di solito si tendono a fare a giugno, così importanti. Gennaio è stato un calciomercato da protagonisti per la prima in classifica. Bisogna, come ripetevo anche l'altra volta in trasmissione da te, capire un po' la gestione dello spazio. Perfetto, Serena. Ecco, Sonia, è un paradosso, dopo ci dici la novità, è un paradosso quello di Caserta? Assolutamente. Prima tu dicevi, chiaramente parlando tra di noi, qual è la squadra rafforzata. Io direi che la Casertana, più che rafforzata, io la vedo trasformata. Esatto. E chiaramente, sai, diventa complicato perché io ricordo il Benevento, aiutatemi, era l'era Carboni quando a gennaio facemmo 10 sì, acquisti, rivoluzionammo tutto e poi alla fine mancammo ugualmente i playoff. C'è una rivoluzione, e poi arrivò Brini, hai ragione, scusami, bravo. Una rivoluzione praticamente la puoi fare a giugno, a luglio, dove chiaramente c'è ancora un lavoro in atto, ma a gennaio si fanno sempre innesti mirati. Se andiamo a guardare il mercato di tutte le squadre, poi le andremo ad analizzare, parlo di Foggia, Lecce, parliamo di 3 innesti, al massimo 4 innesti. Qua parliamo di un qualcosa di esagerato, per cui diventerà veramente complicato per Romagnello o chi per esso, perché insomma lì è anche una società molto ingombrante, Serena lo sa, sorride, inserire tutti questi giocatori. Molti sono veramente in eccesso, secondo me, per cui è un'arma a doppio taglio quella della Casertana. Anche dall'altra parte delle telecamere mi stanno facendo segno, interrompi Sonia, fatti dire le novità. No, allora le novità sono, ho ricevuto una telefonata chiaramente da Milano e vi posso dire la percentuale di quelle due operazioni, che sono quelle che poi interessano, 99,9%, Sissé al Mantova e Beretta al Benevento. Quindi veramente in diretta, in tempo reale, siete aggiornati su queste tre tappe. Perdonateci per i telefonini perché è l'unico modo per tutissima questa cosa. Allora Gianluca, a proposito di queste strategie di mercato, bombe. Poi dopo torniamo a Salerno da Gianluca Prea e da Danilo Sorrentino. A proposito di mercato, ecco il mercato del Benevento, 5 partenze fino adesso e 3 arrivi. I 3 arrivi, diciamo, 2 chirurgici, Angiulli e Lopez che sembra che giocava col Benevento già da 10 mesi, insomma, per come sta rendendo. Ecco, tu condividi questo mercato, tra virgolette, firmato, targato austerity, o al contrario, avresti preferito un mercato più pirotecnico? No, targato austerity e auteri, dico io, fa anche un po' rima, perché io penso che sono tutti acquisti che avallati sicuramente dal mister e chirurgici. Mi associo a quello che diceva anche Sonia e anche la collega di Caserta, Serena, sì. Il discorso di rivoluzionare squadre a gennaio, insomma, difficilmente porta sempre dei benefici, anche perché, come dicevamo, quello da salvaguardare, soprattutto in una squadra prima in classifica, con gli atleti che hanno portato avanti questa squadra fino adesso, semmai quell'atleta che ha giocato fino adesso semmai si ritrova in panchina, e insomma, e poi gli equilibri di spogliatoio sono difficili da fare. Poi è sempre il campo che insomma dà il giudizio finale. Per quanto riguarda il mercato del Benevento, se è com'è che arriverà anche Beretta e andrà via Sissé, che insomma domenica l'abbiamo visto un po' demotivato, ha fatto innervosire la squadra, ha fatto innervosire il mister, sinceramente sembrava, ecco, un pesce fuor d'acqua. E quindi insomma, se arriva qualcosa di nuovo, ben venga. Su Raimondi se ne dice un gran bene, è un esterno, come diceva il collega prima Luca Esposito, che con le sue caratteristiche si confà a quello che è il gioco di mister Auteri, che praticamente cercava un Ciciretti dall'altra parte probabilmente, e quindi insomma poi staremo a vedere. Lopez, ne abbiamo parlato e quindi... Perfetto, sentiamo Sonia, grazie. No, infatti Luca, voglio aggiungere una cosa, perché prima leggevo un messaggio proprio di questa cosa del fatto di Giannone e...
e Jefferson alla Casertana dicevano chiaramente era nel mirino del Benevento. È giusto spiegarla questa cosa. Per quanto riguarda Jefferson è vero, era nel mirino del Benevento e poi è andato a Caserta, l'aveva confermato lo stesso giocatore. Per quanto riguarda Giannone invece la situazione è diversa, perché è il Benevento che alla fine non ha voluto più il giocatore. Perché? Perché praticamente è un mancino e a Dauteri serviva un destro, perché lui predilige giocare a destra col mancino Ciciretti, esatto, a sinistra serviva un destro, esatto. Per cui c'era Arcidiacono, poi chiaramente con Arcidiacono si sono creati dei problemi, perché per il Benevento Magnello voleva una cifra, poi al Foggia l'ha data ad un'altra cifra più bassa, e poiché Salvatore conosce bene Raimondi, avendolo avuto a Castellammare, ricordiamoci la promozione in Serie B, c'era Raimondi, hanno puntato su Raimondi, dove tra l'altro, ricordiamolo, molti si sono fatti un po' condizionare, come giusto che sia, dal fatto che al Cosenza ha fatto 0 gol. Però io ho sentito il giocatore per l'intervista su Benevento Free e sull'app Campagna Calcio, lo risentiremo in diretta, chiaramente è stato un periodo difficile per lui, quindi ha spiegato così: a Cosenza non stavo bene, volevo andare via. Allora, andiamo a Salerno. Danilo Sorrentino, anticipaci l'articolo di domani sul Mattino della Paganese, così facciamo risparmiare qualcosa di soldini ai tifosi della Paganese, una battuta naturalmente. Ecco, mi riferisco al mercato naturalmente, quelle che sono le novità, le operazioni fatte e quelle che dovrebbero concludersi in questi minuti. Allora, la notizia del giorno è la partenza di Gurma, che è passato alla Lupa Castelli Romani, anche se era una cessione già nell'aria, perché il giocatore aveva manifestato qualche mal di pancia già da qualche settimana e a Grassadonia questa cosa non era andata giù, tant'è vero che l'ha escluso nelle partite vinte sia con il Martina che contro l'Andria. Quindi è passato alla Lupa Castelli Romani. La Paganese chiaramente deve cercare una prima punta, perché è vero che sta facendo benissimo con questo Cicerelli, Deli, Cunzi e Caccavallo, tutti insomma tutti e quattro molto, molto rapidi, molto veloci, però chiaramente ha bisogno anche di un attaccante centrale che in determinati momenti della partita possa fare qualcosina. Prima sentivo di De Vita dal Trapani, però non so ancora se è un nome che chiaramente può diventare ufficiale a breve, e si sta cercando, come diceva anche Luca Esposito, un portiere under che possa fare appunto da spalla a Marrocco, anche se credo che sia troppo tardi, ecco, si sia arrivati all'ultimo giorno, qualcosa si poteva fare anche prima. Danilo, è vero che c'è stata una vera e propria asta per il vice capocannoniere del girone C, Giuseppe Caccavallo, e che lui però alla fine ha scelto di restare a Pagani? Sì, un'asta, non so se c'è stata un'asta vera e propria, anche perché la Paganese sin da subito ha chiarito che il giocatore almeno a gennaio non sarebbe partito. Io credo che questo sia già un gran colpo di mercato. A volte noi viviamo di queste frasi fatte, però io credo che già l'aver trattenuto Caccavallo sia stato un colpo, perché in altri tempi, in altre stagioni, Caccavallo sarebbe partito. Un giocatore che da solo ha fatto più del 60% delle reti della Paganese, che in questo momento particolare è un elemento imprescindibile per gli azzurrostellati, credo che faceva gol anche alle 4-5 squadre che sono in testa a questo campionato. Io credo a tutte e quattro indistintamente, anche se poi lui una grossa opportunità l'anno scorso l'ha avuta a Caserta e non è andata come sperava. Però sì, c'è stato un interessamento del Lecce in particolare nel girone C, ma anche del Latina in Serie B. Perfetto, grazie Danilo. Gianluca Aprea invece, parliamo del mercato della Juve Stabia.
A sorpresa, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, c'è stata una sorta di rivoluzione. La conferma della fine di un progetto, di un ciclo iniziato l'anno scorso, perché praticamente nel mercato estivo sono partiti Jaid, poi è partito Di Carmine, è partito La Camera, è partito Pisseri. L'opera si è completata adesso con Bobbaggi, che ha chiesto espressamente di andare via, lo stesso Arcidiacono che è andato via. Ecco, praticamente si è un po' smembrata. E oltre a Migliorini si è un po' smembrata quella squadra che aveva sfiorato la B beffata a Bassano. Quindi è una sorta di ridimensionamento o il voler cambiare per trovare giocatori con nuovi stimoli? Guarda Antonio, io credo che questo mercato vada valutato secondo due filo conduttori diversi. Il primo, quello di voler mettere da parte quelle che sono, diciamo, tra virgolette, i rimasugli della gestione Ciullo, quindi mandare via i vari Arcidiacono, i vari giocatori, insomma, che sono arrivati sotto la sua gestione, e della seconda, invece, secondo il secondo filo conduttore, gettare le basi di quello che può essere un futuro diverso. Insomma, mi spiego praticamente. La Juve ha cercato di fare cassa portando dei giocatori utili a poter conquistare questo servizio sul campo per poi puntare nella prossima stagione a qualcosa di più importante. Ti faccio una piccola anticipazione, si parla già addirittura di cifre, si parla addirittura di 2-3 milioni di euro sul tavolo per provare a vincere il campionato nella prossima stagione. Ah, ecco, quindi c'è praticamente questo sogno, questo progetto. Per la Juve Stabia, quello di Erno, però, è stato un giorno importante per la Juve Stabia, i tifosi e la dirigenza, che possono tirare un sospiro di sollievo per la fine di una sorta di incubo. Come ben noto, ci sono state le sentenze del Tribunale Nazionale Federale in merito all'inchiesta Dirty Soccer, dove la Juve Stabia era tra le società inquisite e c'era stata la richiesta di una penalizzazione da parte del Procuratore Federale. Ecco, alla fine la squadra stabiese se l'è cavata, tra virgolette, esclusivamente con un'ammenda di 3.000 euro, mentre l'unica squadra penalizzata, abbiamo detto in apertura di trasmissione, è l'Akragas. Ecco, anche questa sorta di incubo Dirty Soccer ha un po' condizionato questi giorni, anche il morale dei tifosi in queste settimane, Gianluca? Sì Antonio, sicuramente, il morale ne ha risentito e credo che appunto la dirigenza non è stata presente neanche a Milano proprio per poter seguire da vicino quelle che erano le sorti di due tesserati a cui sono affezionati particolarmente. Dispiace per la squalifica di 6 mesi che ha avuto Caserta, che si è trovato invischiato in questa situazione e su cui adesso è stata fatta luce, mentre invece ne esce tra virgolette vincitore il direttore sportivo Lo Giudice, che era stato in questi anni martoriato. Lui personalmente l'ha risentito molto, io ho avuto molte volte l'ho sentito, insomma, e lo vedevo visibilmente preoccupato per questa situazione, ma che adesso potrà gettarsi alle spalle e cominciare a lavorare per il futuro della Juve Stabia, visto che c'è questo progetto così importante. Ecco, quindi praticamente Manniello, a dispetto dell'abbandono dei tifosi, a dispetto anche di quelle che sono le contestazioni, lo ricordiamo che qualche settimana fa ha fatto una presa di posizione fortissima a livello di dichiarazioni rispetto a delle minacce e degli sfottò che ricevevano anche i suoi parenti su Facebook ed altri social network, praticamente decide di raddoppiare e triplicare, cioè nel senso fare questa forte scommessa per l'anno prossimo. Manniello è sempre stato così, lui è un passionale, si lascia andare sostanzialmente sempre a queste esternazioni un po', diciamo, folcloristiche e particolari, però c'è anche da raccogliere un altro dato: su 10 campionati disputati sotto la sua gestione, ben 8 sono stati sempre, quasi sempre articolati alla vittoria del campionato, o perlomeno puntavano a posizioni di prestigio, e spesso tra l'altro gli è anche riuscito. Quindi io credo che lui sostanzialmente non sia per l'abbandono o per tirare i remi in barca, ma per il rilancio, e credo che nella prossima stagione riusciremo proprio a vedere una cosa del genere. Sì, invece volevo tornare un attimo a Danilo, perché tra poco ci congediamo dai colleghi ed amici che ringrazio particolarmente, Gianluca Pre e Danilo Sorrentino. Volevo chiedere appunto a Danilo Sorrentino come vivono i tifosi della Paganese l'avventura di questa squadra così simpatica, così sbarazzina. È una squadra che sta, soprattutto nelle ultime partite, sta dando delle soddisfazioni importanti, anche chiaramente quando ci sono i risultati, quando arrivano i risultati c'è anche un bel entusiasmo, però anche a Pagani dobbiamo sottolineare la carenza di spettatori, come facevi poco fa con Gianluca, come Castellammare di Stabia sta un po' risentendo di magari un campionato molto tranquillo, forse fin troppo tranquillo, e un campionato di metà classifica.
influenzato, non so, anche da altri fattori che possono essere lo spezzatino, il fatto che comunque non c'è, talvolta si gioca di sabato, fattore anche economico. Quindi, però devo dire la verità, c'è un bel entusiasmo tra la fetta di pubblico che segue le sorti sempre da vicino della Paganese, e un entusiasmo che dopo un'estate molto travagliata si sta facendo vedere, e dopo anche un grande avvio di campionato e adesso un inizio di girone di ritorno davvero con numeri d'alta classifica per ora. Allora, Danilo e Gianluca, io vi ringrazio, vi abbraccio, vi sono grato, però vi chiedo un ultimo sforzo di restare ancora qualche minuto lì alla redazione di Salerno, di 8 Channel, perché vi chiamo in causa in qualità di giornalisti super partes per alcuni episodi da Moviola che andiamo a proporvi. Ok? Mi la fate questa cortesia? Allora, io credo alla regia di partire con la Moviola, e credo che riguardino proprio la discussa partita dello Zaccheria di Foggia. Allora, possiamo partire con il primo episodio. Beh, questo è il calcio di punizione di Sarno. C'erano state delle proteste perché praticamente, però purtroppo andiamo a vedere adesso il rigore a fuori del Foggia. C'erano state delle proteste perché prima del calcio di punizione di Sarno praticamente il pallone era stato toccato. Purtroppo queste sono le immagini che ci propone la SportTube. Non c'è il fallo di mano purtroppo non si riesce a vedere il fallo di mano di Melara sul cross di Di Chiara. Andiamo a vedere il rigore a favore del Benevento. L'inquadratura è infatti l'inquadratura è molto stretta. Ok, allora per Serena? Fuori dall'area. Per Gianluca? Fuori dall'area, con l'attenuante che a velocità non era facile. Sonia? D'accordo, d'accordo. Allora io chiamo in causa Danilo e Gianluca, che ne pensate voi? Allora, guarda, io l'ho dovuto rivedere l'altra sera più volte per cercare di capire se era dentro o se era fuori. Le immagini sono inequivocabili, secondo me. È fuori dall'area, però, come diceva il collega prima, a velocità normale è difficilissimo stabilirlo, anche perché se è fuori è di pochissimi centimetri. Però personalmente ci ho impiegato un bel po' di tempo per capirlo. Perfetto, viva la sincerità. Gianluca? L'azione fallosa comincia sicuramente fuori dall'area e si protrae fino a qualche centimetro dopo l'ingresso dell'area. L'arbitro poteva essere sicuramente vittima di una svista in questo caso, perché non era facile monitorare l'azione a quella velocità. Perfetto, io vi ringrazio, vi congedo, siete liberi da questo momento. Ecco, e volevo chiedere alla regia di mandare in onda qualche altro episodio da Moviola che è stato selezionato, riferito probabilmente a qualche altro incontro. Andiamo a vedere. Ecco, questo è proprio quello della Juve Stabia. C'è questo pallone che è danzato sulla linea di porta per circa 5 secondi. Molti dicono gol, non gol, purtroppo le immagini non sono... il pallone è coperto da una miriade di calciatori, non possiamo giudicare. Vediamo che esultano tutti, guardano anche verso l'assistente, però l'assistente non ha concesso il gol. Diciamo che resta il dubbio, anche se è un'occasione veramente clamorosissima. Bene, a questo punto chiedo alla regia, visto che è un caso che ha fatto discutere, non riguarda, riguarda sempre questo Foggia Benevento, però è un poco un caso che è diventato nazionale. Esatto. Ci sta facendo sorridere. Mettiamola un po' sul gioco, no? Che sta facendo adesso anche molto sorridere. Ecco, è quello famoso della conferenza post partita, chiamiamola così, conferenza di Vacca, e poi della risposta, che secondo me è quella più azzeccata, più indovinata, impregnata di sarcasmo, ironia ed altro, di due calciatori di Serie A molto noti, napoletani, Paolo Cannavaro e Floro Flores, entrambi attualmente con il Sassuolo. Allora, la regia ha montato sia l'episodio clamoroso, che non ha bisogno di commenti, e sia appunto quello successivo, che proprio oggi ha fatto il giro e ha spopolato sui vari social network. Tu sei di Benevento? Sì, sono di Benevento. Attento, rispondo un po'.
sia giusto fare. Tu esci a fuori. Saresti un professionista? Io sono un professionista. No, io ti volevo fare una domanda, quei gestacci verso i tifosi. Non ho fatto nessun genere, non era. No. Ho fatto una visita da luce. Ah, io. Tu dici di essere uomo, almeno. Prendi la responsabilità di te. Chiedi alle donne a Benevento se sono uomo. Vai. Tu ci arrivi. Te voglio papà. Ah, andi un attimo. Andi un attimo. E femme. Se sono un uomo, domanda all'anziana di Benevento. E strega, lascio. Anche la mima è uguale, soprattutto a parte di Floro Flores e di Cannavaro. Penso che sia la chiusura più bella, Gianluca. Ma sì, diceva prima la Serena, viene da sorridere, a me viene da piangere, sinceramente. Stiamo parlando di calciatori professionisti, insomma. Nemmeno nei tornei di pane e mortadella probabilmente vengono fuori queste cose, però vabbè. Penso che se ne sia già parlato tanto, quindi infatti, inutile andare avanti. Che volevo aggiungere è che proprio perché è diventato un caso nazionale, perché vabbè, insomma, incommentabile. Io vorrei capire la posizione del Foggia, perché brava, un giocatore del genere va multato e soprattutto io stavo qui, mi avete detto che l'addetto stampa era una donna, in quel momento il giocatore andava mandato fuori, ma anche quando ha detto in dialetto, cioè quei modi di fare, va mandato subito fuori. Presa di posizione che doveva essere anche dei giornalisti locali presenti, che dovevano dire se va fuori un mio collega andiamo via anche noi. Stiamo andando veramente, cioè, nel senso che... È sì, il top, però io ti dico la società assolutamente, infatti è una cosa che dobbiamo quantomeno seguire per capire se la società prenderà o meno provvedimenti. Perché la cosa che sarebbe davvero molto simpatico, e spero che le donne in ascolto di Benevento e della Campania in generale ci scrivino dei messaggi se obiettivamente hanno mai conosciuto Vacca, mi viene la curiosità. No? Sono totalmente d'accordo. Anche se, giusto per chiudere l'argomento, perché lo chiudiamo, perché abbiamo tante altre cose di cui parlare, purtroppo il tempo è tiranno, alle 22.30 deve partire anche Offside Serie B, praticamente, poi ci hanno promesso che recuperiamo la prossima settimana, c'è da aggiungere che la stessa persona già era stata protagonista giovedì nella conferenza pre-partita di dichiarazioni molto, diciamo, chiamiamole bollenti, tra virgolette. Ecco, allora, per un senso di opportunità, per evitare, ecco, si poteva fare in modo che fosse designata qualche altra persona. Probabilmente era una cosa che faceva piacere, ma alla fine chi si è qualificato è anche lo stesso Foggia, che a tutt'oggi, a circa 48 ore, anzi più di 48 ore da questo episodio, non hanno mandato nemmeno un mezzo messaggio di solidarietà, di vicinanza, di scuse e così via. Bene, però noi non parliamo più di questo. Che cosa facciamo? Ci andiamo a vedere i tre gol più belli di questa ultima giornata, dopodiché ci vediamo nel secondo vagone, che è Juve Stabia Catanzaro, Catania Matera e Fidel Alessandria Paganese. Dopodiché ci sarà la pubblicità, ma restate con noi perché ci saranno le novità di mercato. Allora, andiamoci a vedere i tre gol. Naturalmente c'è stato un errore di grafica, non era Alessandro Marotta, abituati al gollasso di Messina, ormai i nostri tecnici mettono sempre Alessandro Marotta. Era romano. Era esatto, buon augurio, diceva Gianluca in chiave Benevento, era il gol di Romano del Monopoli, l'altro era di Sarno del Foggia e poi l'altra punizione quella di Patti, difensore ex Ischia, realizzata appunto nella sfida di Castellammare di Stabia. Adesso ci andiamo a vedere il secondo vagone di gol, come detto, Juve Stabia Catanzaro, Catania Matera e Fidel Alessandria Paganese, la pubblicità, restate con noi perché ci sarà il rush finale di 8 gol di stasera che è imperdibile per le news di mercato ed altre novità. La crisi della Juve Stabia tra le mura amiche continua. Anche il Catanzaro porta a casa qualcosa, precisamente un punto.
partita decisa dai colpi del mercato di riparazione. Il Catanzaro passa al 39esimo del primo tempo con la gran botta su punizione di Patti. Pareggio delle Vespe a inizio ripresa grazie al guizzo di Diop. La Juve Stabia preme, ma in pieno recupero rischia di perdere la partita. Polito è superbo sul contropiede di Firenze e salva il punteggio sull'1-1 finale. Si avvicina l'obiettivo minimo per il Catania, la salvezza. Battuto un Matera capace di bloccare gli attacchi rosso-azzurri per circa un'ora e di vincere 5 delle ultime 6 trasferte. Primo tempo di buona volontà per gli etnei, i gol però arrivano nella ripresa. Al nono, sul cross di Falcone, tiro al volo di Calderini che viene sporcato da Bifulco. Si avventa Khalil che manda in rete. Al 23esimo, Falcone mette al sicuro il risultato segnando la rete del raddoppio. Inutile il gol del Matera di Infantino al 35esimo che manda in fondo al sacco dopo le due traverse consecutive di Gammone e Letizia. Catania vincente e contestato. Blitz della Paganese sul campo della Fidelis Sandria. I pugliesi continuano a non segnare, adesso le sfide senza gol sono diventate ben 5. Campani nel segno di Caccavallo, capocannoniere del girone insieme a Iemmello. Pugliesi pericolosi dopo 8 minuti, ma Cortellini manda tra le braccia di Marruocco. Gara in perfetto equilibrio, la Paganese resta in 10 al 25esimo della ripresa, espulso Cicerelli, l'Andria non approfitta. Anzi, al 44esimo perde addirittura, con l'11esima perla stagionale di Caccavallo. Like you hold me, hold me.
Un'immagine curata trasmette emozioni. Emozioni abbigliamento trasmette quella emozione. Carlo Pignatelli, Armani, Brioni, Ermenegildo Zegna e Duca Visconti firmano il look dei tuoi desideri e lo rendono esclusivo. Unico, infatti, sarà lo sposo. Emozioni abbigliamento veste lui anche su misura, con tutti gli accessori, e offre alla sua famiglia una vastissima scelta di abiti da cerimonia a prezzi imbattibili per un giorno davvero indimenticabile. Se vuoi curare la tua immagine, c'è una sola scelta. Emozioni abbigliamento a Grotta Minarda. Un amore così grande, un amore così. Nuova collezione 2016 di Carlo Pignatelli. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Vi avevo detto di restare con noi, di seguire attentamente i consigli pubblicitari dei nostri sponsor, perché poi naturalmente, come sempre avviene ogni lunedì, vi premiamo. Adesso c'è la prima, questo è un riferimento però in chiave di tifosi del Benevento, perché adesso Sonia Lantella farà la prima intervista televisiva in esclusiva da parte di 8 Channel 696 al, diciamo, a uno degli ultimi acquisti del Benevento, Andrea Raimondi, che ci sta ascoltando dall'altra parte. Buonasera, sei in diretta con 8 Gol, Antonio Martone ti saluta. A te Sonia. Ciao Andrea. Pronto? Andrea, mi senti? Sì, sì. Allora, prima di tutto sentiamo il rumore della macchina, sei in viaggio, vero, per raggiungere il Sannio? Sì, sì, sono in viaggio tra un po' di ore. Quindi domani già sarai col gruppo e ti allenerai con la squadra? Sì, sì. Senti, dici subito, perché Benevento? Perché hai scelto Benevento? Perché Benevento è una gran piazza, è una squadra forte che ha dei giusti obiettivi. Senti, chiaramente noi abbiamo già chiacchierato prima per un'intervista su Benevento Free e sulla campagna calcio. Mi dicevi, non conosco Auteri, però il suo modulo mi piace, perché per noi esterni è il top. Dici perché? Sì, sì, perché in questo modulo è completo, perché per gli esterni in fase difensiva, secondo me, si è abbastanza coperti, quindi magari quando puoi attaccare molto più spesso rispetto magari a un 4-3-3. Senti, chiaramente cosa ti senti di dire ai tifosi giallorossi, considerando insomma che vestirai una maglia importante in una squadra che è in piena lotta per la promozione diretta? Non so cosa dire, nel senso che sono contento di essere arrivato e sfruderò una maglia fino alla fine. Bisogna fare il meglio possibile e arrivare più in alto possibile. Io mi impegnerò al massimo per questo. Mi dicevi che a Cosenza non è stato un bel periodo e che proprio col Benevento vuoi rimetterti in gioco, una scommessa che vuoi vincere. Sì, 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 ho avuto dei mesi un po' particolari in generale. Un po' per il modo di giocare che era Cosenza, un po' per varie cose in generale, quindi diciamo che adesso è l'ora di bisogna sempre ripartire e quindi bisogna partire più forte che mai.
Sì, Andrea, ciao, sono Antonio Martone, sarò velocissimo, ti facciamo continuare il viaggio e non ti facciamo distrarre. Andrea sì, Raimondi sì. È un esterno o una seconda punta? E poi l'altra domanda, voglio però una risposta rapida, secca. Io mi ricordo da 4-5 anni ti seguivo, eri un attaccante devastante, saltava l'uomo puntualmente, grande fisicità, perché eri praticamente la classica seconda punta che aveva anche grande forza fisica. E tutti dicevano che prima o poi saresti esploso. Il primo che scommetteva su di te ai tempi del Padova era Mauro Meluso, attuale direttore sportivo del Cosenza, che è un grande scopritore di talenti e di giovani. Adesso ci vuoi dire, tanto non ci vede e non ci sente nessuno, frase storica che uso sempre, ci vuoi dire perché sono passati tutti questi anni e Raimondi non è più esploso? Diciamo che la colpa... Pronto? Sì, ti ascoltiamo, siamo in religioso silenzio. Ah, ok. No, io penso che la colpa sia solo la mia, perché probabilmente non sono riuscito a dare il 150%, perché per fondare questo lavoro, questo giocatore, secondo me bisogna superare sempre i propri limiti. Evidentemente non l'ho fatto io e sto cercando ancora di farlo, ma non è facile, quindi secondo me bisogna mai mollare e sperare di avere anche un po' di fortuna, perché anche quella è importante, e è una parte anche quella importante, sì. E quindi, sì. Ok, Andrea, perfetto. Poi approfondiamo l'argomento. Senti, fisicamente come stai adesso? Sei bene o sei reduce da qualche infortunio, qualche problema? Fai d'obbligo gli scongiuri, naturalmente. No, sto abbastanza bene, dai. Diciamo che è un mese che non gioco titolare, però sto bene fisicamente. Perfetto. Allora Andrea, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon viaggio, naturalmente niente, in bocca al lupo per la tua avventura. Buona serata. Allora, okay. Grazie. Allora, comunicazione di servizio per la regia, se allestiamo un altro collegamento con la Taotel di Milano con il collega Luca Esposito per le ultime novità, Sonia, e Gianluca, vai. No, praticamente sono curiosa di sentire Luca, proprio perché ho ricevuto un messaggio, insomma, stanno preparando tutte le carte, pare insomma che ci sia addirittura la firma, quindi è vero che è una corsa contro il tempo, sono le 22:17, per cui vi terremo informati, però l'accordo c'è, si tratta solo di preparare l'incartamento, dovranno farlo quanto prima però. Perfetto, allora noi tra qualche istante ci collegheremo. Allora, mi dicono che Luca è in lì, perfetto, complimenti alla regia, velocissima. Allora Luca, dacci un aggiornamento, sei stato un ottimo profeta, ci avevi detto che il Benevento stava riprovando l'assalto a Beretta e pare che l'operazione sia addirittura d'arrivo, ce lo confermi? Sì, ti posso confermare che è quasi... volendo, facendo gli scongiuri del caso, Beretta era il nuovo calciatore del Benevento. Ecco, senti, che cosa si dice sul mercato di questo giocatore? Ma è un calciatore che comunque ha fatto bene dove è andato, è un calciatore che comunque è un calciatore... Questo è il brutto della diretta, consentitemi di dirlo. Allora, cerchiamo di riallestire il collegamento. Naturalmente sapete a Milano in questo momento quello che è il caos che regna alla Taotel. Quindi praticamente Luca diceva che è virtualmente conclusa l'operazione. Sì, ho avuto un'ulteriore conferma da un'altra fonte attendibile. Sì, Beretta al Benevento, si è in prestito al Mantova. Quindi perfetto. Allora, queste sono altre due operazioni concluse, quindi si è fuori, lontano dalla Campania, ritorna nella sua Lombardia dove era esploso con l'Albino Leffe a Bergamo, come ben sapete. E nel frattempo c'è un'altra operazione ufficiale conclusa. Allora, andiamo prima di nuovo a parlare con Luca Esposito perché abbiamo problemi di collegamento. Allora Luca, dicevi... Sì. Parlavi di Beretta, ci dicevi sì, che è un giocatore con un attaccante comunque che sono convinto è stato comunque il nazionale, under 17, under 19, under 20, e viene da un settore giovanile importante come il Milan, quindi è stato mi sembra anche a Lecce, quindi oltre anche a Castellammare se non erro, quindi è un calciatore che comunque sono sicuro che darà il suo contributo alla causa del Benevento. Sì. Per quanto riguarda le altre di Lega Pro, Luca, la Casertana ha trovato il centrocampista che stava cercando? No, effettivamente io vedo che Lombardi comunque, Pannone comunque non è presente, quindi voglio dire, a volte, come ho detto anche prima, i migliori colpi
si fanno lontano dall'Ata Hotel. Quindi per cui posso immaginare che sicuramente la Casertana, visto il problema che è nato al giocatore, abbiamo detto prima, Capodaglio, qui sono convinto che Corvino, il presidente e il direttore di Pannone stanno già venendo. Prima, chiedo scusa, ho fatto un errore, avevo dato un giocatore, un centrocampista alla Paganese, invece era l'Ischia. Volevo dire che Gurma è andato ai Lupi Castelli, mentre l'esclusiva ce l'avete davvero solo voi. L'ex, possiamo dire adesso, Berardino della Paganese, il trequartista per intenderci, ha firmato con il Martina Facca. Ah, quindi beh, si è accasato a Martina. Benissimo, grazie Luca. Senti, queste diciamo sono le ultime operazioni. Il Foggia ha chiuso il mercato con Arcidiacono, il Lecce con Sov, giusto? Quindi sono questi, non ci sono stati altri colpi, perché si parlava in Lecce di un innamoramento per Alfa Geme della Casertana, invece è saltato tutto, cioè non se ne farà niente. Sì, sì, si parlava di questo, si è stato un chiacchiericcio. È chiaro che manca ancora mezz'ora, Antonio, quindi sì, può succedere di tutto. Però ti posso dire che adesso che è arrivato Beretta, attenzione, adesso che è arrivato Beretta, sono convinto, dovrebbe quasi sicuramente Sisse abbandonerà il Benevento. Questo si è parlato anche, si è parlato della Cremonese, ma nell'ultima ora si parla anche del Mantova, che ha chiesto informazioni su Sisse. Quindi Sissé ancora non è partito, diciamo, ancora non è avvenuta l'operazione Sissé, da quello che ci stai dicendo. No, perché se non si fa l'operazione Berretto, non si fa, se non entra, non quindi c'è, Sissé, non c'è una, le operazioni in entrata, quindi non possono far uscire. Quindi nel momento in cui vanno a notificare, no, l'accordo con Beretta, è chiaro che si sia automaticamente va sul mercato. C'è Serena Licalzi che ti voleva chiedere una cosa. Ciao Luca, sì, come va quel di Milano? Fa freddo. Fa freddo. Luca, non c'è proprio nessun nome che gira in questo momento come regista per la Casertana? Abbiamo detto prima Gian Donato, è un nome che è trapelato. Benissimo. Anche perché avrebbe proprio le caratteristiche ma parli di Manuel Giandonato o di un altro? Sì, Manuel Giandonato, perché con se non la sbaglio Juve è stato ufficializzato oggi con un'altra squadra, perciò te lo chiedevo. Manuel Giandonato? Mi sa di sì. No, so che nel pomeriggio se lo stavano cercando, che poi si è ufficializzato, non lo so, però era un nome che era che aggira, che ha interessato. Sì, sì. Perfetto. Va bene. Perfetto, Luca. Posso dirvi che non arriverà Cilotto, questo è sicuro. Ah, ecco, Sacilotto non arriverà, no, vabbè, era un altro nome che stava circolando. Luca, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro per questo rush finale di mercato. Naturalmente ci vediamo qui lunedì prossimo per tirare le somme definitive di questo mercato. Ci un darò. Abbraccio, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao, ciao Luca. Ecco, allora, quindi siamo in attesa dell'ufficialità. Naturalmente noi tra poco dobbiamo chiudere, però vi aggiorneremo nel corso di Offside Serie B attraverso il... veramente... c'è tutto, quindi ora è chiaro, sono le 22:30, noi siamo abituati a tutto, ricordiamoci lo scorso anno Mazzeo, per carità, però insomma in linea di massima è fatta, insomma, perché veramente da Milano mi hanno detto che c'è tutto, quindi stanno veramente addirittura firmando, quindi si tratta solo di depositare i contratti. La Paganese ha definito, ci preannunciava prima che la trattativa era molto avviata, proprio il collega Danilo Sorrentino del Mattino, che abbiamo avuto come ospite presso la redazione di Salerno di 8 Channel, ha definito l'acquisto del giovane attaccante Pasquale De Vita con la formula del prestito classe 96 dal Trapani, e questa è l'operazione che andrà a concludere di fatto il mercato della Paganese. Quindi, come diceva anche Luca, rispetto a quelle che erano le previsioni e come avviene puntualmente nell'ultimo giorno, c'è tanta baraonda, tanti incontri, tanta confusione, ma concretizzazioni poche, anche perché tutti vogliono cedere, ma nessuno vuole acquistare, ma soprattutto quelli che vogliono acquistare vogliono solamente dare calciatori in cambio, perché non intendono investire denaro cash, fatta eccezione per qualche società appunto che ha ulteriormente messo mano al portafoglio per andare a rafforzare la rosa, questo come con Sonia. Allora, vogliamo tirare un po' con le somme delle grandi, non so, tipo Foggia, tipo Lecce e così via? Assolutamente. Allora, secondo me la squadra che con molta probabilità ne uscirà potenziata
fermo restando insomma che stiamo aspettando l'ufficialità, è il Benevento. Sono fermamente convinta perché Lopez era il rinforzo che serviva sulla corsia mancina e sta dimostrando di avere grande carattere. Angiulli ha avuto delle difficoltà a Foggia, ma forse era la partita meno adatta per farlo giocare dal primo minuto, ma chiaramente Del Pinto aveva avuto dei problemini fisici. E chiaramente Raimondi è un ottimo giocatore, a parte la parentesi cosentina, ma veramente abbiamo visto anche i gol prima e sono strepitosi. Beretta insomma è veramente, prima lo diceva Luca, è un giocatore di stazza, 1,85, una presenza in Serie A, ha sempre giocato in C1 e B, quindi diciamo è quel giocatore che può servire, e considerando anche le uscite sono ottime perché erano tutti giocatori che non facevano parte del progetto. Per quanto riguarda il Lecce ha fatto anche acquisti importanti, però c'è il problema in attacco, Antonio, veramente parliamo di Dumbia, Curriale, Moscardelli, Surraco, brava, è arrivato Caturano, Sow, quindi sono veramente prime stelle, per cui veramente lì sarà difficile gestire per mister Braia. Il Foggia con questo acquisto Arcidiacono dipende sempre dall'esito di Iemmello. Iemmello è fuori, allora Arcidiacono va bene, però ma non è una prima punta, non è una prima punta, anche se De Zerbi ha un po' quest'ottica di Oteri, di diciamo attaccanti veloci, sì, e che non danno punti che di riferimento, sì. il poi chi ci sta, c'è il Cosenza praticamente è Cavallaro, Di Nunzio, sappiamo benissimo che Cavallaro viene comunque da una squalifica, per cui bisognerà vedere la condizione, però io insomma, tra l'altro una squadra che secondo me è quadrata, darà del filo da torcere, ma non ha nulla a che vedere praticamente con Foggia, Lecce, Benevento, Casertana è quella che, c'è tutto scritto qui, ha fatto più acquisti in assoluto, perché le altre più o meno sono uguali, Lecce 3, Foggia 4, Benevento 3, siamo lì. La Casertana ha stravolto, per cui Casertana punto interrogativo, però se devo dare il voto massimo io mi permetto di dire Benevento. Al secondo posto ci metto il Foggia e al terzo il Lecce, perché c'è questa abbondanza di attaccanti, tutte prime donne già. Braia aveva problemi con Moscardelli, tant'è che lui ha chiesto a Di Somma lo scambio Moscardelli-Marotta, proprio esatto, perché aveva dei problemi, per cui è difficile da gestire. Benissimo, quindi adesso la situazione si complica ulteriormente. Chiariamo solamente che gli acquisti sono quattro, Sonia naturalmente parlava di aggiornamento a Raimondi, poi come ben sapete in questi minuti... Ah scusate, infatti. Gianluca, aggiungere e togliere qualcosa a questa disanima generale? No, sono d'accordo con Sonia per quanto riguarda, se guardiamo il mercato in sé per sé, io penso che al primo posto vada la Casertana, per un discorso ecco, di quantità di calciatori acquistati. Però ovviamente il Benevento ha operato con intelligenza, in modo chirurgico, come abbiamo detto insomma, dall'inizio della trasmissione. Beretta, tra l'altro, sono stati tolti tutti quei giocatori, diciamo alla fine non confacenti a quello che era il progetto di mister Oteri, perché alla fine sono andati via da Benevento giocatori che praticamente hanno giocato poco o nulla. Quindi, però abbiamo preso dei calciatori che potranno sicuramente dare una grossa mano. E poi non dimentichiamo anche un altro acquisto, io lo dicevo prima che iniziavamo la trasmissione, Campagnacci, che per me è un nuovo acquisto di questo mercato di gennaio. È importante, e di dirlo che probabilmente anche fra 10 giorni recupererà. Ma non mandar via Troiani è stato importante, sì, perché a destra è solo Milara. Ecco, se quindi gioco forza, e anche bene che non sia andato alla con Dina. L'ultima nota così per dovere di cronaca: il Benevento ha cercato Davi fino all'ultimo minuto di mercato, si è fatto di tutto per prendere il ritorno di Davi in giallorosso, però purtroppo Davi è una pedina inamovibile del Bassano, gioca titolare e quindi non è stata possibile. Però il Benevento ha cercato anche di portare... Il giocatore voleva venire di corsa. Il giocatore che ha spinto per, sì, spingeva per venire, giusto per dire dovere di cronaca. Quello sarebbe stato la ciliegina, considerando che si hanno tre centrocampisti, sì, in attesa di Vitiello. Dice che Vitiello, dicono che Vitiello sia pronto per una decina di giorni, quindi... Perfetto, sì, grazie. Allora, nel frattempo io ringrazio Serena pubblicamente, mentre parlavano Gianluca Napolitano e Sonia, mi ha dato ulteriori aggiornamenti di mercato. Allora, per riguardanti le campane. Allora, innanzitutto, l'indiscrezione di Gian Donato, che non arriverà a Caserta, è confermato, perché Gian Donato è un nuovo giocatore della Virtus Lanciano, quindi, e che ha preso anche Bergamini, ex Pescara, ex Paganese, centrocampista. Poi, come ben sapete, intorno alle 19, l'Ischia ha messo a segno un colpo suggestivo, ha preso Emanuele Blasi, ex centrocampista della Juventus, del Napoli, del Perugia, anche della Nazionale.
purtroppo però c'è una partenza importante di quello che era il perno del centrocampo del Bisca, sempre nel chiave del discorso bilancio, nell'ottica del discorso bilancio, Calamai, che è un nuovo centrocampista della Lucchese. Mancano circa mezz'ora al mercato, però alla fine del mercato, però noi dobbiamo chiudere perché c'è Offside Serie B che incombe, quindi io purtroppo sono costretto a salutarvi. Naturalmente vi terremo informati attraverso Offside su quelli saranno eventuali movimenti che riguardano le campane. Ecco, Sonia, c'è qualcosa, qualche novità? Ma si è complicata la trattativa Beretta. La Provercelli non riesce a trovare il sostituto. Cioè, ecco, vedete, quindi... questo è il mercato. Allora, questo è per capire quando noi lavoriamo sul molte volte nei giorni di mercato cosa accade. Cioè, vedete cosa significa seguire il mercato? Allora, ecco, sono due fonti diverse, quella di Gianluca Napolitano e quella di Sonia Lantella. Vedete, confermano, era tutto fatto. Ferrari del Lanciano e non ha più, infatti. Ecco. Allora, perché loro, spieghiamo questo, praticamente la Provercelli dava Beretta al Benevento prendendo Ferrari e non riesce a chiudere per Ferrara se non chiude chiaramente. Lo stesso discorso di Sissé che spiegava prima Luca Esposito, se non riesce a chiudere per questo attaccante non darà mai Beretta al Benevento. Mezz'ora di fuoco. Allora, io ringrazio Gianluca Napolitano, Sonia Lantella, Serena Licalzi. Grazie. Per il loro contributo, la loro presenza. Otto Gol si conclude con il terzo vagone, Martina Franca, Ischia, Messina Monopoli e Lupo Amelfi, poi ci sarà la sigla, appuntamento in diretta lunedì prossimo, restate con noi perché adesso c'è Offside Serie B, ma naturalmente anche nel corso di Offside vi aggiorneremo su eventuali novità di mercato. Scoppiettante pari tra Martina e Ischia. I pugliesi con il debuttante Cari in panchina riescono ad aprire il punteggio al quarto con Diakité. La reazione degli isolani porta al ribaltone. Al 19esimo Di Vicino rimette le cose a posto dagli 11 metri e, sempre nello stesso modo, un rigore. Al 24esimo Gomez regala il vantaggio alla squadra di Di Costanzo. Il primo tempo si chiude con la rete del nuovo pareggio pugliese segnato ancora da Diakité. Nella ripresa, dopo il rosso a Schetter arrivato al 23esimo, l'Ischia trova il vantaggio con Gomez al 26esimo. Il punteggio viene fissato sul 3-3 finale al 39esimo da Baclay, aiutato dalla deviazione di Guarino. 5 gol che hanno divertito il pubblico. Il Messina batte con merito il Monopoli e rimane nella parte alta della classifica. Apre le marcature Gustavo con un perfetto colpo di testa al 27esimo. La reazione dei pugliesi è veemente, la squadra di Tangorra riesce addirittura a ribaltare. Il pari è di Romano dopo soli 2 minuti. Il vantaggio lo mette a segno Djuric dai 20 metri allo scadere del primo tempo. Il merito del Messina è di aver interpretato la ripresa col piglio giusto. E così Gustavo al terzo trova il gol dell'immediato pareggio. E alla mezz'ora Tavares trova la zuccata decisiva per continuare a sognare. Il Melfi, in 9 uomini, strappa un punto sul campo della Lupa Castelli. Gara senza sussulti, se non fosse per gli episodi della doppia inferiorità numerica. Al 13esimo della ripresa viene cacciato Masini per proteste. 4 minuti dopo, a sostituzioni esaurite, è costretto a uscire anche Colella. Nonostante la situazione in svantaggio, il Melfi, allo scadere, rischia di vincere con 2 occasioni. La prima è di Canotto, poi è la volta di Tortolano. Ma il punteggio iniziale, lo 0-0, non cambia più.